Il nostro patrimonio artistico religioso sta cadendo a pezzi. Una metafora rappresentata da questi intonaci che sono venuti giù dalla volta del complesso della chiesa di San Biagio di Aversa. Tanto spavento ma nessun danno alle persone, perché attualmente la chiesa è chiusa ai fedeli, ma non alle preghiere e meditazioni delle monache benedettine di clausura. È pericoloso, noi abbiamo paura. Siamo 22 monache, ma viviamo sempre con un po' di ansia che non capite qualche cosa di non bello. Risuonano le note sacre dalle secolari canne d'organo in questo luogo di culto sotto osservazione da anni, come evidenziato dai sensori, ma nessun intervento di restauro conservativo. Tante aree esterne abbandonate da decenni, ma se a San Biagio le monache sopravvivono ai pericoli, alcuni anni fa sgombero immediato per i monaci del complesso di Sant'Antonio, sempre di Aversa. Pericolo di crollo dell'ala del dormitorio, via tutti, religiosi, volontari e blocco delle attività sacre e sociali. Due realtà simili che rappresentano l'attuale stato di degrado dei nostri gioielli sacri. Quali sono i problemi maggiori da affrontare? Della infiltrazione detti dai campanili che strutturalmente hanno avuto mancanza di manutenzione negli anni, quindi ci sono stati crolli. Appartengono al FEC, il patrimonio del Fondo Edifici di Culto, un ente del Ministero dell'Interno, i sei luoghi di preghiera e di arte che ritorneranno a risplendere fruibili grazie al Piano Nazionale dei Fondi del Recovery Fund sostenuto dalla Prefettura di Caserta. 5 milioni e 2 complessivamente su un finanziamento nazionale di 95 milioni di euro. Sono beni purtroppo da tempo in buona parte chiusi al culto, chiese inattive, appartenenti ad un patrimonio assolutamente inestimabile. Grazie alla sinergia tra le istituzioni, sovrintendenza, prefettura e diocesi, viene messa a disposizione non solo dei fedeli, ma di tutti i cittadini cultori questo patrimonio che racconta la bellezza non solo della fede cattolica, ma la bellezza del patrimonio artistico italiano in tutto il mondo. Quindi siamo riusciti con questo finanziamento a poter riattivare una buona prassi di non solo di manutenzione, ma di restauro consistente in queste chiese che meritano effettivamente, se non altro da un punto di vista culturale e artistico. Coinvolti dai finanziamenti, oltre le chiese di San Biagio e di Sant'Antonio, anche la chiesa di San Domenico, sempre di Aversa. A Caserta invece lavori programmati per San Pietro ad Montes, mentre a Sessarunca interessata la chiesa di Santa Maria Regina Coeli. Infine a Piedimonte Matese, il complesso del Santissimo Salvatore. Aggiungere un tassello alla promozione, non solo umana, alla promozione di un territorio difficile, ma un territorio denso e ricco di bellezze. Bellezze che sono le opere di fede, le opere d'arte e questo patrimonio che torna a risplendere, a essere usufruibile per tutti i cittadini. Appartengono al FEC complessivamente in Italia 837 chiese, delle quali 104 in Campania e 18 nel Casertano. Adesso si attende il disco verde della disponibilità dei fondi, poi apertura dei cantieri almeno per queste sei chiese interessate dai lavori nella provincia casertana.